È possibile regolare la posizione dei sedili anteriori usando questi controlli a lato del sedile. Se il veicolo è dotato di sedili elettrici, premere questo interruttore avanti o indietro e il sedile si muoverà in una delle due direzioni. Spingere verso il basso o verso l'alto la parte centrale dell'interruttore per regolare l'altezza del sedile del conducente. Per reclinare il sedile, spingere indietro questo interruttore fino al raggiungimento della posizione desiderata. Per riportare lo schienale in posizione eretta, spingere l'interruttore in avanti. Sui veicoli con regolazione manuale dei sedili, usare queste leve per la regolazione. Se il sedile del conducente è dotato di regolazione lombare manuale, è possibile aumentare o diminuire lo spessore usando questa leva. Se il veicolo è dotato di comandi elettrici, premere la parte anteriore o posteriore di questo interruttore e tenerla premuta per aumentare o diminuire lo spessore. Se disponibili, la posizione del sedile desiderata può essere programmata usando questi interruttori. Potrete così impostare la posizione del sedile premendo lo stesso pulsante utilizzato per la programmazione. La posizione del sedile può essere programmata anche sulla chiave. La procedura è praticamente identica. Per programmare la posizione del sedile sulla chiave o sul pulsante di memorizzazione 1 o 2, commutare l'accensione su off e regolare il sedile nella posizione desiderata. Premere e tenere premuto il pulsante di memorizzazione set fino a quando non viene emessa una segnalazione acustica. In questo modo si imposta la posizione del sedile. Ora, entro 5 secondi, premere e tenere premuto il pulsante di memorizzazione 1 o 2 fino a quando non viene emessa una segnalazione acustica. La posizione del sedile è ora impostata e tornerà in questa posizione quando verrà premuto lo stesso pulsante di memorizzazione. Se si programma la chiave, i primi due passi sono gli stessi, ma invece di premere il pulsante di memorizzazione, premere e tenere premuto il pulsante di sblocco chiave fino a quando non viene emessa una segnalazione acustica. Tenere presente che proprio come quando si programma il sedile su un pulsante di memorizzazione, si dovrà completare la procedura in 5 secondi a partire dalla pressione del pulsante SET. Una volta regolato il sedile alla posizione desiderata, regolare la posizione del volante. Tirare questa leva verso il basso, spostare il volante nella posizione desiderata, indietro o in avanti, e verso l'alto o verso il basso. Quindi premere questa leva per bloccare il volante in posizione. Se il veicolo è dotato di sedili anteriori riscaldati, sarà possibile regolare la temperatura tramite questi interruttori. Premere ripetutamente per commutare tra alta, media, bassa o off. I poggiatesta vanno posizionati in modo che la parte centrale sia in linea con la parte superiore delle orecchie dei passeggeri. Per alzare il poggiatesta, sollevarlo. Per abbassarlo, premere il pulsante di sgancio e spingere in basso il poggiatesta. I sedili posteriori possono essere ripiegati. Premendo questo pulsante sulla parte superiore dello schienale, si abbasserà il sedile. È possibile anche tirare questa leva nel baule e il sistema Karakuri ripiega i sedili automaticamente. Quando si riporta il sedile in posizione eretta, verificare che le cinture di sicurezza siano instradate correttamente. Fare riferimento al manuale di uso e manutenzione per ulteriori informazioni.